Professore, questa sera a Calvi Risorto, in questa meravigliosa concattedrale di San Causto, si presenta il libro Silver su Calvi e sull'antica Cales. Sì, questo libro ha un grandissimo merito, quello di raccontare la storia, come si dice nel titolo, di un grande oltraggio, cioè di un grande saccheggio compiuto ai danni di questo splendido sito archeologico, che è uno senz'altro dei più importanti della Campania, ma che nei decenni ha subito una serie di oltraggi, appunto, devastazioni, scavi clandestini, uno stato di abbandono, ed è un sito che andrebbe assolutamente recuperato. Silver Mele ha un grande merito, quello di raccontare questa storia partendo da lontano e facendo capire ai lettori come si è arrivati alla situazione attuale e tutto quello che di negativo e anche tentativi positivi che si sono fatti per cercare di recuperare questo sito archeologico. Una domanda che può sembrare retorica, da $1 milione, cosa si potrebbe fare? Allora, cosa si può fare per cambiare la situazione? Innanzitutto ben vengano iniziative come queste. Ci vorrebbero tante persone coraggiose come Silver Mele in grado di raccontare questa storia. Innanzitutto gli abitanti di Calvi Risorta, che è nata sulle rovine, sulle ceneri di Cales, che è l'erede di Cales, devono conoscere la loro storia, devono diventare i primi difensori del loro patrimonio culturale. Poi la cittadinanza attiva dovrebbe iniziare a fare pressione sulle istituzioni per fare in modo che la situazione cambi, perché ci sono state opportunità cambiamento, ci sono stati anche finanziamenti. Occorre dare continuità a queste iniziative e non si può fare soltanto da là, partendo dal basso, cioè dalla cittadinanza, che deve insistere e deve essere una cittadinanza attiva, prima promotrice e prima paladina della difesa del proprio patrimonio culturale, perché quando fanno degli scavi clandestini, quando devastano, quando distruggono, quando rubano il passato di un territorio, stanno rubando anche il futuro a questo territorio, stanno rubando opportunità di sviluppo, opportunità di crescita culturale, economica, opportunità di lavoro. Quindi gli abitanti di questa zona, la comunità locale si deve stringere attorno al proprio patrimonio culturale e difenderlo. Silver Mele, da giornalista sportivo a un libro che possiamo definirlo storico della tua Calvi Risorta, l'antica Cales, come è venuta questa idea? E grazie intanto per l'attenzione che hai prestato a questa iniziativa e a questo lavoro che è lungo qualche anno, che nasce da una rivisitazione di esperienze personali, perché io mi vanto di essere caleno ausone, nel senso che questa terra, questa città che nasce prima di Roma è stata attraversata da grandissimi popoli ed era ad un certo punto capitale d'Ausonia. Gli ausoni erano un popolo anche rompiscatole, definito rompiscatole perché estremamente fiero. E prima che poi nel 336 a.C., per la centralità che questo territorio aveva, intervennero i romani per accaparrarselo, perché Cales era centralissima per i traffici commerciali, per lo scacchiere politico e militare, quindi Roma aveva bisogno di passare da qui e di conquistare. Cales è stata terra di senatori, di consoli, di generali d'armata, di grandi commediografi, di grandi uomini della letteratura latina, e testimonianza di ciò ne sono i resti. I resti purtroppo villipesi, perché teatro, un anfiteatro, doppio impianto termale, oggi si fa fatica anche a vederne l'esistenza perché sono ricoperti da vegetazione, da immondizia. Il desiderio mio personale di Caleno Ausone è quello di ridestare l'attenzione, che ci sia insomma un osservatorio non necessariamente fisico ma ideologico, ideale e mentale su un territorio che purtroppo è calpestato e che è stato per tantissimo, troppo tempo, terreno franco, insomma libero per le scorribande della delinquenza. Silver, ecco, già mi ha anticipato una domanda che ti avrei voluto fare per quanto riguarda, ecco, l'importanza di questo libro, però certamente riguarda Calvi Risorto, ma riguarda anche tutti i paesi limitrofi, perché è un problema alquanto generale. Si potrebbe portare la realtà di questo libro anche nei paesi limitrofi? Io penso proprio di sì, anche perché, Antonio, ti rispondo, Cales vantava 60.000 abitanti. Quindi pensa, attraverso le ricostruzioni degli storici, questa era una terra che inglobava tutti i paesi, la stragrande maggioranza dei paesi dell'Alto Casertano. Ognuno di loro conserva una testimonianza in maniera
più o meno curata. Io credo che partendo da Cales, cioè recuperando questo patrimonio che è in gran parte ancora coperto, perché per fortuna ci si è messa la natura a tutelarlo laddove hanno mancato gli uomini, si potrebbe fare un'opera complessiva di valorizzazione del territorio con riverbero positivo per tutte le attività commerciali, culturali, economiche soprattutto, e in primis far svoltare culturalmente la nostra terra. Dottore, questa sera si è parlato del saccheggio che c'è stato nell'antica Cales e quindi si è parlato molto dei tombaroli. Purtroppo i furti dei beni comuni, dei beni del mondo, non sono considerati per il popolo, per la gente, dei grandi furti. Ma si tratta di un tipo di reati di particolare importanza e di particolare allarme sociale, perché chi ruba opere d'arte non ruba soltanto delle cose, ma ruba sostanzialmente dei pezzi di storia. Non a caso la legislazione italiana in materia è una legislazione all'avanguardia. È recente la modifica di tutto il codice penale che punisce coloro i quali pongono in essere una serie di condotte contro il nostro patrimonio storico-artistico, e diciamo che la legislazione è stata quasi omologata a quella per il contrasto alla criminalità organizzata. Quindi una risposta forte da parte dello Stato, a cui si accompagna una particolare competenza e una particolare preparazione delle nostre forze dell'ordine. Noi abbiamo un unicum che è rappresentato dal nucleo di tutela del patrimonio storico-artistico in capo ai carabinieri, c'è un intero settore, un'intera sezione che si occupa proprio di questi reati, che dimostra come è centrale nella strategia complessiva di lotta alla criminalità quella appunto della tutela dei beni storico-artistici e dei reati che vanno a incidere sul nostro patrimonio. Questa sera si è usata un'espressione meravigliosa: chi ruba il nostro passato sta rubando anche il nostro futuro. Sì, perché l'Italia è, noi siamo anche la storia che siamo e che abbiamo rappresentato. Ecco, tutelare la propria storia, tramandarla e salvaguardare il nostro patrimonio storico-artistico significa veramente dare un'ipoteca su quello che è il nostro futuro. Le nostre radici rappresentano la nostra forza e possono rappresentare un grande propellente per lo sviluppo e per la crescita delle generazioni future.